Benvenuti a questo nuovo vlog. Oggi ho già fatto miliardi di cose, mi sono vestita tutta carina, mi sono truccata, beh, come i miei trucchi sui soliti, quelli là fatti di poca roba, un po' di blush e un rossettino nude, una cosa molto semplice. Poi si è messa, perché mi voglio parlare, mi sono messa questi bellissimi orecchini, ci tengo tanto tanto, che il colore è questo qua, è abbinato al rossetto. Mi sento tanto signora, oggi ho questo look molto da signora, molto fine, molto, guardate lo smart rosso, le perle, molto rossetto nude, molto delicata, questi toni beigiolini, bianchini, molto primaverili, molto da signora, che mi viene voglia di prendere uno scarpone e mettermi, oppure mettermi una catena o qualcosa di molto tamarro. Mi sento troppo elegante, troppo fine, non è da me, dai, ditemi se mi sta bene questo look un po' o mi fa vecchia. Mi preferite più sbarazzina, un po' più tamara, jeans strappati, quelle robe leopardate, eh? Che dite? Magari ci vorrebbe una bella giacca, un foulard leopardato per spezzare tutta questa troppa finezza. Vabbè, scherzo, oggi va così, oggi va look da signora, signorina fine e carina. E quindi niente, vi dicevo, gli orecchini questi qua sono troppo belli, ragazzi, sono molto molto semplici, sono fatti a mano da mia mamma, quindi ovviamente li stra adoro, e mia mamma infatti è tutta fine, è tutta carina, ho fatto questi belli orecchini e spero che sia contenta. Comunque non lo so, ditemi se mi stanno bene, se io comunque li tengo comunque che me li ha fatti lei, quindi mi piace andare in giro con qualcosa che mi ha fatto lei. Poi ho anche questo bracciale di perline, questo vabbè ovviamente cose di bigiotterie che non so neanche dove ho comprato in questi negozi. Così, poi questa camicia che è troppo bella, ve l'ho mostrata in una degli ultimi video che ho fatto con Nancy. È troppo bella, ragazzi, c'ha tutti i gattini, andate a vedere quel video, ve ne ho parlato, ve l'ho fatto vedere. Comunque sì, questi gattini sono proprio reali, cioè è troppo bella, che sono troppo felice. E poi ho messo questa canottierina che si vede un po' di merletto, ma come sono fine, senza far vedere le tette, eh? Vi piace così? Sono tutta fine, ho sistemata. Molto seria, faccio la ragazza seria, casa e chiesa. E poi ho messo questo golfino, anche molto molto carino, corto, beigiolino, i pantaloni beigiolini, e così sono molto signora. Vi faccio vedere nello specchio, oggi è una bellissima giornata primaverile che grida primavera. Guardate, sono tutta larga, di solito metto le cose strette, sono tutta larga, guardate. Guardate che bella sono, tutta larga come piace a voi signorine, elegante, si vede il merlettino, si vede sto merlettino, cavolo, l'ho messo, lo voglio far vedere, scherzo. E così, la camicia è un po' bagnata perché prima mentre mi lavavo i denti mi è andato a finire un po' di dentifricio sopra, yeah! Ve la dovevo dire sta cosa, quindi l'ho sciacquata a volo e adesso è bagnata, ma chi se ne frega, mica mi potevo cambiare. Mi piace questo look, sono abbastanza signora, sono abbastanza fine e se non mi piace neanche così, poi mi potevo un po' legare i capelli, non so. Comunque ragazze, praticamente io oggi ho appuntamento con mia sorella, dobbiamo fare un sacco di cose assieme, sono strafelice. Comunque nei prossimi giorni voglio andare a tagliare i capelli, ve lo dico, farò uno stravolgimento ai miei capelli. Ditemi cosa vi piacerebbe che facessi di pazzo ai miei capelli e la cosa più votata la farò.
vi prego, non ditemi di farmi i capelli tipo verdi o arancioni. Abbiate bontà, insomma, che già non sono poi tanto, insomma, questo belvedere. Se mi faccio anche i capelli tipo verdi, oddio, mi ridono proprio addosso la gente. Adesso, ragazze, io chiudo tutto perché devo uscire, quindi ogni volta devo chiudere. Oh, che bel sole, ragazzi, guardate che bel sole che c'è, cioè è fantastico, è troppo bello quando si sentono gli uccellini cantare. Shhh, è caduto tutto. Non diciamolo a nessuno, è caduto tutto a terra, ma facciamo finta di non accorgersi. Perché sono così stupida, sono così stupida, mamma. C'è mio amore, amore, vieni qua, c'è la mia amorina qua, che c'è a mammina, amore bello, che c'è a mamma, vuoi salutare tutti, che c'è, dove vuoi andare fuori, al sole, lei sta sempre al sole, al sole, sempre al sole, questa amorina, bonina, amorina bonina, bella. Eccomi ragazzi, sono appena tornata a casa, c'è la Nenzina che è nel bagno come al solito, perché mia sorella appena viene a casa va a fare la pipì. Comunque ho cambiato lo smalto alle unghie, ve lo volevo far vedere. Prima avete visto c'era quello rosso, ho messo questo, adesso lo faccio vedere da vicino. Secondo me è bellissimo e va bene anche con questo outfit da signora, visto che vogliamo essere signora. Ma manca il dettaglio bellissimo, ovvero questo qua. Amore, amore mio, mamma è tornata. Guardate com'è bello, vi faccio vedere. Il nuovo orologio di Daniel Wellington. Adoro, ragazze. Appena l'ho visto me ne sono innamorata. È anche intonato con Pupi. È un orologio, Pupi, a mamma. Guardate com'è bello, se lo vuole mangiare. Comunque è bellissimo. Adesso me lo metto, mi aiuti? Si può stringere. È bello perché si può stringere. Piace Nancy? Bellissimo. Guarda, veramente bello. Andate a sbirciare sul sito Daniel Wellington e troverete che questo nuovo orologio è proprio una novità assoluta. C'è anche con il cinturino argentato e c'è anche con il quadrante nero. Sono veramente bellissimi, sia da uomo che da donna. Ci sono anche quelli là da uomo, sono stupendi. Piace troppo, diventerà il mio orologio della vita praticamente. Comunque, se volete comprarlo, se volete averlo anche voi, lo trovate sul sito Daniel Wellington, lo potete comprare online. Mi raccomando, utilizzate il mio codice sconto Carlita Dolce. Se inserite appunto questa parola, Carlita Dolce, il mio nome, avrete uno sconto sull'acquisto, quindi cosa buona anche per magari se volete fare un regalo eccetera, risparmiate un bel po'. Comunque vi lascio sia il link degli orologi nel box informazione, sia il mio codice sconto, tutto nel box info su. Ragazzi, guardate che bello l'ho stretto. Alla fine ci sono riuscita da sola, era semplicissimo, bastava tirare, vedete, resta dentro, non bisogna tagliare, fare nulla, assolutamente bellissimo. È tipo proprio un bracciale, un orologio gioiello, molto molto bello. Comunque, con il codice sconto Carlita Dolce, creato apposta per tutti i miei follower da Daniel Wellington, sul loro sito potete avere il 15% di sconto per questo orologio, che è la novità, ma comunque per tutti, perché come avete visto tutti gli orologi, sia da uomo che da donna, sono veramente fantastici. Nero, ho preso anche questo qua. Questo c'è anche con il cinturino color cuoio e marrone, è bellissimo, sempre con quadrante bianco l'ho preso, ma anche questo qua c'è con quadrante scuro, e questo anche bellissimo e porta tutti degli strass veramente veramente belli. Sono troppo belli questi orologi, poi sono super leggeri, molto, non vi dico questo, cioè è comodissimo al polso, non lo senti proprio. I materiali sono buoni, comunque sono veramente belli. Io lo regalai anche a mio padre e veramente rimase contentissimo, perché sono proprio buoni di qualità, mi fanno fare sempre una bella figura, guardate come sono belli. Ma come sei bella, mamma, vuoi far vedere l'orologio che ti ho regalato? E fallo vedere quanto è bella. L'ho regalato a mia mamma il nuovo orologio, quello di Daniel Wellington. Io mi sono tenuta questo qua, che è il modello nuovo, e a mamma ho regalato questo, che è un modello un po' più classico. Li trovate tutti e due sul sito. E a lei ho preso questo qua con tutti gli strass. Ti piace, mamma? Sì, molto. Ed elegante. E poi mi piace troppo come ti sei vestito con questo rossetto rosa. Mamma, sei stata contenta? Sì. Sì? Contenta che te l'ho regalato? Sì.
Ti ha fatto piacere un gesto che ho fatto carino per te. Anticipato alla festa della mamma. Esatto, anticipato alla festa. Perciò ma alla festa della mamma non ti regalo niente più. Certo. Siamo pronti per la nostra cena. Non fit, fat. Cena fatto questa volta. Vi faccio vedere cosa ho preparato. Antipasto. Come antipasto? Patatine! Yeah! Ho comprato patatine stick. Più gusto lime, no, lime e pepe rosa e cuor di zenzero, che questi piacciono tanto a te. E anche le noccioline. Ti piacciono le noccioline? Wow, sai. E io metti... E io metti l'ho comprato. Yeah! Ma mettiamo questo di tutte queste cose. No. Poi si mischiano i sapori. No, ah, c'è. Le quello là. Stick! Guarda come sono fare, guarda. Assaggio per vedere come sono. Che le voglio mai subito. Cioè. Compagno una, questa pepe e lime, e queste sono le mie preferite. Quelle due, eh? Buone! Vabbè, finite? Guarda, sto riempendo così. Ah, queste troppo buone, mai provate? Buone! Assaggio. Sono buonissime. Particolare. Eh? Col di zenzero. Non capisci nulla di patatine, che se capisci niente. E alla fine? Siamo giovani, dove va la mia? Sono una laurea. Le nocciole? Lide. Per le sci? Niente. Hai pigliato piatto? No, non è piccola questa bustina. Mamma mia. Con un coltello. Oh. No. Piglia la forbice. Piglia? Le forbici. Le forbici. Ma no, queste sono buone perché sono piene di sale. Oh. Controlliamo bene se non sono. Sale? Sì. Non oh, no. Al tavolo numero? Eh? Prego. Questo al tavolo. Al tavolo prego. Gnocchi con provola. Gnocchi con provola e poi ci vuole tanto pepe. No, mettetelo solo a te il pepe. Sì. L'altra volta era fortissimo. No, no. Massa. No. Tanto formaggio grattugiato. Lo chef Antonino. Kate? Guardate che bei gnocchi abbiamo fatto stasera. Complimenti allo chef. D'accordo. Madonna, quanta salsa poi. Gustate, mangiate. Conoscete questo chef come si chiama? Antonino Cannavacciuolo. Indovinate come si chiama? Giovanni Rana. Non sta fatto gnocco. Mica noi. Complimenti a Giovanni Rana. Ciao Giovanni. Sai che già fai? Ma poi non avete avuto una grande ma... Ma perché questa forma un po' ambigua? Lei serve un po' di carne. Stupido. Stupido veramente. A me per favore fammi una forma più... Che possono vedere anche i bambini. Ah, va bene, aspetta. Andiamo. C'è che... uno sacchiotto. Addirittura. Uno sacchiotto con le polpette. Oh, vabbè. E mi mangio anche il pane. Faccio la zuppetta con il pane. Yeah. Tu lo vuoi? Sì. Certo. Polpetta, viva la polpetta! La sacra polpetta. Un po' sono buone. Capite? Abbiamo queste polpette di Montevergine. Fatte io. Insomma, che cazzo? Ma chi è? Ma chi è? Ma voi sto morendo, ma chi è? E per tutti i profiterol light fit, questi sono profiterol fit, sì, non sono, sono no, light, sono light. Per il popolo di YouTube per il popolo di YouTube fit. Non so, ne sono stati comprando la pasticceria più dura. No, questa chi è? A te tutta manna.
Tutto va, non mi faccio proprio. Cioè, meno Fabi G. No, ma io, ma io sono meglio di Fabi G. Madonna, a casa tua. Madonna, tutto buio, ce l'avamo nascosto. Pensa che terrore che no, ma guarda che se stavo solo io quando te bussate facevi quelle voci, la cosa scialla. Io mandavo sotto, giuro. No, no, vabbè. Hanno organizzato una nuova cena. Non perché siamo amici, non perché siamo amici, o perché semplicemente questo mese abbiamo contribuito al suo reddito. Il video è andato benissimo. Ringraziamo tutti i youtuber che ci hanno seguito. Youtuber, i follower. Per me sono youtuber. Per tutti il resto sono... I follower sono su Twitter. Ma come? Gli iscritti. Ringraziamo gli iscritti. Gli iscritti al canale YouTube, madonna mia. Bravo. E questo è tutto fit. Vi posso assicurare. Tutto fit. Che no, è tutto finto. Bravo. Oh, guardate Carlita come va, madonna che schifo. Guarda che schifo. Questo è tutto fit, no fit. Ma perché ti abbracci la bottiglia? Perché l'unica cosa che posso abbracciare è mai per la morsi. È l'acqua. È l'acqua, sì. Ah, è giusto, perché giustamente dopo una cena molto sobria, che sicuramente avrà ripreso, c'è acqua vita snella. Giusto. Perché no, l'acqua che elimina l'acqua. Ma dopo andiamo a bere una bella tisana. Sì, 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 ah, bellissima tisana red fruit. Quella ci farà smaltire sì, tutto. Sì. Ma tendenza male, non ci fa manca arrivare. Sta mangiando banana. George. È fit. È fit. Guarda che a lui sono cadute a terra, ma non erano, erano 5. Ma io sono fit, sono leggeri, quindi. Ah, sono ecco. E vabbè, oggi non sono nemmeno andati in palestra questi maialini. No, dobbiamo ingrassare bene. Carlita buttata sul divano, là, se vi faccio io il divano, lasciamo sta. Lasciamo sta. Vabbè, ma andiamo avanti. Black and White, signori, lui è l'imprenditore di quarto, Black and White. Dice che la via. Via Santa Maria ogni volta che numero 95 1000 euro. Mamma mia. Qui finì un'amicizia, eccola qua. No, sicuramente. Ah, diciamo che adesso effetti spedizioni in tutta Italia, eh. Spedizioni in tutta Italia, è vero, ci sono dei capi alta moda. Ma lui, tutti i marchi. Casa per casa. Si tinge la barbetta di bianco e fa Babbo Natale stile. Esatto, bravo. Ragazzi, aspetta, Con la bici, sai, dopo c'è apposta per te. Basta, esagerando, ma basta. È un po' Nancy amare questa. Guarda là, va. Preoccupato un attimo, stai impegnato. Stai impegnato? No, non mi sento la scopo. Ma no, vergognatevi. No, guarda che sono stropa, lo giuro. Vergognatevi. Quanti me ne avete date a me? Ne sono 15. Due, giusto due. 5 ne sono. Dopo un piatto di gnocchi e 10 pappette. Mamma mia. Giusto, adesso il più allo, che era la poterina. Non ha avuto niente, è il piatto sporco, era così. Ingrati. Vabbè, Nancy sta facendo una parte proprio, si vede che figlio. Sì, se volesse bagna subito. Solo, c'ho la telecamera davanti, non vuole. Ma veramente. Veramente. Mi sono mangiato un chilo di pappette. Ma questo maioncino è di Black and White? No, mi dispiace. Ma diciamo, dice sì. Questo è Forever 21. Forever 21, cioè. Prezzi in esclusiva 21. Prezzi in esclusiva 21 di sconto però. Black and White. E lei continua a mangiare. Con lo sconto. E vabbè. Mi sento male. Via, spegni, vado. Vabbè. Arrivederci. Buona domenica. Salutate la popolazione di YouTube. Ciao ragazzi. Ciao. I colleghi youtuber. Ciao. Buoni panna. I follower. No. I facebookini. No, ma questa è una parolaccia. No, facebookini no. Continua a dire. Hai detto una parola. Hai detto una parolaccia. Ma scuso. Scusa per la parolaccia. Vabbè, la possiamo bippare. Hai detto proprio tu. Ho detto facebookini. Ancora, hai detto di nuovo. Allora, la parolaccia è senza face.
Vabbè, però l'hai vabbè, detto. Spinta, vabbè, spinta. Seconda cena di Carlita Dolce. Auguri! Semplicemente ci siamo fatta buccata così sotto. Diciamolo, diciamo. Vai. Auguri a tutti. Un brindisi per voi. Un brindisi lì. Ubriacamoci, ragazzi. Vai, auguri, ragazzi. Vai. Sesso, droga e black, black and white. Sesso, droga e black and white. Nancy già, secondo me Nancy già è partito da parte. C'è come all'angelo spumante. Grande. C'è uno di loro. Quanto è black and white, guardate. Guardate. Guardate qua, Carlita Dolce. Grande. È lui che ha fatto il paladino. Ai, il paladino dello spumante è top, Ragazzi, se fate caso, la bottiglia è vuota. Vi state chiedendo dove è il restante della bottiglia? Dove è il restante della bottiglia? Ci dobbiamo ubriacare, dai. Tu questo Blend and Golden incredibile. Ma ragazzi, ma perché ho preso? Ragazzi, questa cosa sappiamo per Capodanno. Ce l'abbiamo già da un mese. Abbiamo fatto già Natale, Capodanno. Questo è il ringraziamento di tutti i soldi che vi passano questi follower, diciamo. No, le bottiglie aperte apriamo. Ragazzi, questo è per Pasqua. La voglio una Pasqua. Prende il viso, vai. Vai, già Jack, com'è Jack? Ya, vai. Jack. Ya, com'è? Buongiorno Re. Buongiorno signore. Ya, vai. Dammi a me. Io YouTube. Vai, dici. Allora, 9. Vai. Allora, asso. Asso. Merda. Re, buongiorno re. Re, buongiorno re. Poi, la signorina. Meglio di quale? Lotto. Buongiorno signorina, che dobbiamo fare? Che mostro? Ma lotto è più. Buongiorno signorina. Il fine cosa ci caffa? Nessuno, solo buongiorno signorina. Ok, poi? Poi invece K, buongiorno re, ti devi alzare. Ti devi alzare così. Asso merda. Ah, il jolly il pernaccio. Jolly. E 9. Buongiorno. Buongiorno signorina. Questo sono come vai. Ho un sacco di nomi. Niente. Niente. Buongiorno. Io sì. Dai. Ma le vedi? Ma c'è! Perché? Perché tu metti io le vedo all'ultimo. Allora poi faccio così. No, poi non fai nulla, non vedo. Non vedo. Ma faccio così. Buongiorno! Tu sto dicendo anche io, ragazzi. Un attimo. Ma non mi sei eccitato che sei un errore tu! Mannaggia! Ha paura, vai, ti succhi e me! Vai, tira un po' tu, vai! Vai, un po' tu! Vai! Per dare enfasi! Dai, non sei tirato comunque meglio! Per dare enfasi! Vito mio. Puoi dare la sigla? No! Ma c'è una vicenda. Amici, amici. Una donna. Ma non te ne guardate ora. Ma che cazzo. Dai, magari tutto atteso come la. Ma meno male. Cazzo. Ma spazio. Oh, io sono come la. Ma spazio. Ma spazio.